Forza ragazze, giù dal letto, forza! Cominciamo a fare i cubi. Ci cominciamo a vestire, forza! Cos'è questo? Io non dormo sotto le coperte, siccome sono piccato. Questo onesto, lei non deve dormire sotto il materasso, quindi il materasso deve essere composto. E c'è un lenzuolo da mettere sopra. Ah, ok, mi scusi. Il frate sarà l'ultimo a mangiare. Perfetto. Io ho dormito vestito dopo il piantone. Secondo te mi andavo a mettere le pigiame e poi appena suonavo la sveglia mi rivestivo di nuovo? No. Assolutamente, raga. Romano! Lei che ci fa in diviso? Ho fatto il piantone dalle 4 alle 6. Non esiste. Gliel'abbiamo detto che dopo la sveglia potete cominciare a vestirvi, a prepararvi. Si spogli e si rivesta. Il cubo di Pessina è sempre il migliore, eh? Tenete sempre in considerazione quello suo. Io lo devo far perfetto. Lui si deve ricordare che io lo faccio sempre perfetto. Andiamo. Dopo il controllo dei cubi e dell'ordine nelle camerate da parte dell'istruttore Davy, le reclute si recano a mensa per la colazione. Io apro. No, vorrei sperare. Comandi recluta Romano. Dica. Volevo dirle che per correttezza dovevo mangiare anche ultima, perché ho dormito vestita. Ho deciso io chi mangia ultima, Romano. Ok. E non pianga più, ok? Questa è buona di brutto, fratello. Gli errori servono per imparare, non si preoccupi, ok? Scusi. Ah, non si preoccupi. Posso uscire un attimo? Esca un attimo. Bella scena. Perché è emotiva, secondo me, cioè è parecchio emotiva, quindi nel momento in cui gli urli in faccia. E che a me dispiace deluderlo. Non si preoccupi. Tutti sbagliano qua dentro. A me delude solo se non impara da quello che io le sto insegnando. Per il resto, delusioni non ne ho. Io sono venuta qui per levarmi proprio i miei limiti, per superarli. Se ti viene da piangere, pensa altro. Almeno non devi pensare che è una delusione il fatto che sei andata a dormire in divisa e che la mattina lui te l'ha detto, hai sbagliato, ma te l'ha detto la prossima volta non lo fai più. Per quanto io possa stare male, alla fine so che comunque ci sono quelle persone che mi capiscono solo con uno sguardo. Per me è una situazione bella e anche strana, perché mai nessuno ha prestato attenzione a queste cose. Romano dovrà impegnarsi per superare le sue insicurezze. Ma in caserma c'è anche chi affronta questi primi giorni con più leggerezza. Sì. No, non ci passa. Certo che ci passa, ragazzi, non è Hulk. Ci passa, ci passa. Ma quanto sarà? È un metro e passo questa. Mi scaldo un attimino. Ma per fare cosa? Così la riprovo. Passare nella porta. Vuoi passare normale? Che ti uccido. Preciso. Di botte. Ci Vai. Passa preciso. Che deluso, si vede che non ne fai di stretching, però. Mi chiamo Maria Grazia, abito a Milano e nella vita faccio la beauty model. Ma lo puoi capire che non è il problema, non ho è. Ho capito, ma. Sono pugliese di origine. A 18 anni ho preso il volo e sono andata via a Milano per inseguire i miei sogni. Sai dove toccare, tocca dove devi toccare. La gente quando non mi conosce pensa, ah, ok, è una Barbie senza cervello. E invece non è proprio così, anzi. Del frate cammini con in posizione di riposo. Mi dispiace, ma se si è persa. No, anche. Vedi, no, vedi. Quando mi prende per il c***o. Sono una camionista nel corpo di una principessa. Mamma. Io li prendo come complimenti. Chissà se del frate riuscirà a far breccia nel cuore di Fedele. Te devi in fila per due. Forza! Ma ora per le reclute è arrivato il momento di lasciare le camerate.